Dicevo, benvenuta e bentornata Liliana, alla cittadella, la tua cittadella anche, no? Abbiamo voluto dedicare l'arena naturale alla tua amica Janine, poi ci dirai dopo. Noi sappiamo che è nel nostro cuore. Sara Rondine, cittadella della pace, a raccogliere l'eredità di Liliana Segre, che ha scelto questo borgo medievale per la sua ultima testimonianza pubblica, proprio dove sorgerà l'arena di Janine, uno spazio naturale intitolato alla giovane amica della Segre, che non salutò prima che venisse condotta nelle camere a gas di Auschwitz. Qui c'è la tua frase, quella che ci siamo piantati nel cuore 26 anni fa. Ho scelto la vita e sono diventata libera. Ad ascoltare l'ultimo discorso della senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento, le più alte cariche dello Stato e del Governo, assieme alla senatrice, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la presidente del Senato Casellati. Una testimonianza di eventi così tragici, quale funzione ha? Quella di interrogare le nostre coscienze, quella di sollecitarci a scacciare via l'indifferenza e anche, attenzione, le ambiguità, a sollecitarci ad assumere posizioni chiare, ad assumere scelte nette. Ecco, io mi limito solo a dire che offro la garanzia mia personale e dell'intero governo che questa testimonianza non finirà oggi, ma si manterrà viva, si rinnoverà in futuro, costantemente. Liliana è uno straordinario esempio di coraggio, di forza, determinazione ed eleganza femminile. Una femminilità che emerge da un particolare dei suoi ricordi, dalla sofferenza per il taglio dei capelli imposto ad Auschwitz, vissuto come una spoliazione della sua identità. Sappiate trarre ispirazione dalla sua capacità di raccontare il proprio dolore, dalla sua incisività nel perseguire i propri obiettivi. È infatti sul coraggio delle donne, di donne come Liliana Segre, che dobbiamo costruire le premesse di un domani di prospettive e di opportunità. Ha preso poi parola il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha sottolineato come i messaggi della senatrice siano racchiusi nella Costituzione italiana. Ogni volta che noi affrontiamo la Costituzione, affrontiamo i motivi per cui è nata la Costituzione, contro il fascismo, contro il nazismo, contro tutto quello che ha reso brutto l'essere umano. E oggi noi qui direi che è il giorno anche della grande responsabilità, la responsabilità che come istituzione della Repubblica rinnoviamo, che è quella di portare avanti per sempre i principi e i valori della nostra Costituzione, che significa democrazia, che significa libertà, che significa rispetto per l'essere umano, qualsiasi essere umano. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina invece ha lanciato il primo bando di concorso rivolto alle scuole dal titolo Voltati Janine Vive, ispirato alla vita della stessa Segre. È pensato con l'obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto delle differenze, contro ogni forma di violenza, di discriminazione, conservando sempre viva la memoria della Shoah nelle scuole. Presente anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha inaugurato la Casa Il Bastione, uno spazio dedicato alla convivenza e formazione dei giovani di Rondine. Formare insieme ragazzi da tutto il mondo e spronarli a diventare leader di pace, di solidarietà, ispirati al valore della libertà, non è assolutamente un progetto scontato. E sono sicuro che l'Italia raccoglierà nella sua politica estera tanti frutti del lavoro che fate qui.